Siamo qui in compagnia di Nathan, personal trainer al Papete di Milano Marittima. Nathan, cosa vuol dire prepararsi per l'estate e rimanere in forma? Beh, sicuramente l'estate è il momento che tutti aspettano, la classica prova costume, ma c'è un lavoro, come hai detto, come dice Andre, dietro di preparazione, che parte dall'alimentazione, da un determinato tipo di allenamento che va da un periodo invernale in cui si ha la classica fase di massa, quella estiva dove si arriva in teoria preparati per la classica prova costume e quindi per la spiaggia. È comunque un percorso che non sono soltanto gli ultimi 10 giorni pre-mare, ma è un percorso di mesi per arrivare pronti al massimo al mare d'estate, soprattutto dopo un anno di lockdown dove tante persone sono allenate in casa per via della pandemia. Ecco, a proposito di allenamento, Nathan, le persone che vediamo magari che si cimentano solo in estate, tipo beach volley oppure altri sport, forse non è che chiedono troppo a loro stessi, al loro fisico, mancando magari una preparazione invernale? Sicuramente, come dico sempre, le stigmati non le ha nessuno, quindi quella era Padre Pio, i miracoli non si possono fare. Perciò diciamo che comunque è meglio arrivare preparati piuttosto che cimentarsi magari in nuoto agonistico per dire, oppure sport sotto il sole. Sì, sicuramente bisogna arrivare preparati, quelle sono un modo per sentirsi con se stessi a posto e per sentirsi forse meno in colpa durante un anno. Io parlo sempre della metafora, cioè la cicala e la formica. La cicala è quella che tutto l'anno non fa nulla e pensa di arrivare all'ultimo momento. La formica è quella che gradualmente lavora per poi tirar fuori la migliore condizione. E allora, ultima domanda, Nathan, perché magari molti non lo sanno, sentono parlare di personal trainer, ma effettivamente cosa fa un personal trainer? Ma personal trainer, lo dice proprio la parola stessa, è una persona che esegue un lavoro, c'è cioè un training di lavoro personale, quindi sviluppato sulla caratteristica singola di ogni individuo e quindi non sulla collettività, ma semplicemente un lavoro mirato, perché ogni persona ha bisogno di un obiettivo e di un proprio singolo modo di lavorare. E allora, dal Papete, la spiaggia numero uno in Italia, direi, forse anche nel mondo, 15 anni che viene, con Nathan, seguitelo, un saluto a tutti gli amici, ciao!